In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenziel. Buon pomeriggio con le telecamere di Fatti di Sport, siamo al Bocciodromo di Salassa per la 12ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Volo che vede di fronte i padroni di casa della BRB Ivrea contro il Gaglianico. Stando alla situazione sanitaria attuale, secondo le direttive governative federali, l'incontro sono ad ingresso con Green Pass e mascherina FFP2, capienza al 100%. Siamo con il signor Sandro Molino, dirigente del Gaglianico Bielna. Oggi un incontro particolarmente difficile. Beh, gli incontri sono tutti difficili. Oggi sicuramente speriamo di vedere un ottimo incontro e che vinca il migliore. Intanto non cambia assolutamente la posizione in classifica perché avete raggiunto ormai la Final Four. La Final Four l'abbiamo raggiunta, siamo qui per far bella figura. Siamo con il signor Michele Bardos, imprenditore, vicepresidente della BRB Ivrea, oggi in casa contro il Gaglianico. Un incontro sulla carta abbastanza difficile. Sì, è chiaro, abbastanza difficile. Riteniamo di essere preparati al punto giusto e poi vediamo come andrà a finire. Noi siamo comunque fiduciosi. È comunque sia un risultato che non preclude assolutamente la vostra possibilità del primo posto in classifica. No, questo no, però non cambia niente. Credo che i giocatori quando si incontrano con Gaglianico e con Perosina perdere non l'accettano facilmente, quindi l'impegno e la concentrazione è già dovuta al big match. Quindi l'importante sarà poi fra 15 giorni ancora qui in casa con la Perosina. E lì ci giocheremo il primo posto, quindi è chiaro che la partita avrà una valenza diversa, però riteniamo di essere pronti. Direttore di gara è il signor Gian Enrico Gontero, coadiuvato del signor Claudio Marchisio. Cominciato l'incontro BRB Gaglianico, inquadrato è Cavagnaro, il gioco a terne che vede per la BRB De Regibus, Cavagnaro e Ferrero. Per il Gaglianico, Pautassi, Bruzzone e Cibrario. Sulla costa di Cavagnaro va imbocciata Emanuele Bruzzone e colpisce. Va ancora in accosto Cavagnaro per la BRB. E ancora un ottimo accosto. Va ancora imbocciata Emanuele Bruzzone. Colpisce Daniele Grosso in questo momento in accosto contro Mauro Bonino del Gaglianico. Ancora un ottimo accosto di Daniele Grosso. Mauro Bonino per il Gaglianico in bocciata. Colpisce. Nel gioco a coppie, Grattapaglia e Barbero contro Graziano e Simone Mana, va imbocciata Gigi Grattapaglia e colpisce. Simone Mana in accosto. Ottimo accosto, fa su il punto. Barbero per la BRB in accosto. Riesce a stare in campo. Nel combinato, Roby Doria contro Simone Nari. Doria che va in accosto, entra nel cerchio,
da imbocciata e colpisce Simone Nari. Roby Doria in accosto. Ancora un ottimo accosto. Simone Nari con la sua ultima boccia di mano. Colpisce e porta il parziale dell'incontro sul 5 pari. Nel combinato sul 12 pari Simone Nari che va in bocciata, fallisce la bocciata. Ripete la bocciata Simone Nari. Colpisce. Roby Doria in accosto. Simone Nari ancora in bocciata, colpisce, ancora Roby Doria in accosto, ultima boccia di mano, boccia che gli scappa lunga, Roby Doria in accosto. Ottimo accosto. Termine della quinta mano, 14 pari. Nel gioco a terne, sul risultato di 5-4 a favore della BRB, Silvano Cibrario che va in accosto. Boccia che gli scappa larga e corta, con tre bocce in mano. Emanuele Ferrero va in bocciata. Ancora Lele Ferrero in bocciata. Colpisce. Tre punti per la BRB Ivrea che si porta sull'8-4. Nel gioco a coppie Simone Mana che va in accosto, risultato di 4-2 a favore del Gaglianico. Riesce a fare suo il punto, grattapaglia in bocciata. Grattapaglia, boccia corta. Enrico Barbero che va in bocciata, colpisce. Va in bocciata Graziano, colpisce. Intanto nel gioco a terne, sostituzione per quanto il giocatore del Gaglianico, uscito Denis Pautassi, è entrato Mauro Roggero. Va in bocciata Graziano, colpisce. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Graziano in accosto. Due punti in terra per il Gaglianico che si porta sul 6-2. Nell'individuale sul risultato di 4 pari è Mauro Bonino che va in accosto. Grosso in accosto. Fa su il punto. Bonino colpisce. Ancora Daniele Grosso che va in accosto. Poi ancora su il punto. Bonino ancora che va in bocciata. Colpisce. Daniele Grosso in accosto.
Boccia che lì rimane corta, ancora grosso in accosto. Lo fa su il punto. Va in bocciata Mauro Bonino, colpisce, fa su il punto e si porta sul 5-4. Ultima mano per il combinato, Simone Nari in accosto, risultato 20 pari. Va in bocciata Doria, colpisce. Emanuele Bruzzone che va in accosto. Boccia che gli scappa lunga, quindi vittoria della BRB che si aggiude l'incontro per 11-4 sul Gaglianico. Simone Nari in accosto, risultato di 22 pari. Ottimo accosto, porta 23, Doria in bocciata. Roby Doria in bocciata, colpisce, 23 pari. Ultima boccia in accosto per Simone Nari. Boccia che realizza e si porta sul 24. Roby Doria in bocciata, ultima bocciata, bocciata corta, quindi il risultato che si aggiudica Simone Nari della BRB su Doria del Gaglianico per 24-23 e porta il parziale dell'incontro BRB 4 Gaglianico 0. Sul gioco a coppie si aggiudica l'incontro il Gaglianico, quindi per 11-2, quindi il parziale dell'incontro è BRB 4 Gaglianico 2. Daniele Grosso sul pallino salvezza lo colpisce. Daniele Grosso in accosto, risultato 6-7 a favore del Gaglianico. Un buon accosto di Grosso. Mauro Bonino che va in bocciata, colpisce. Daniele Grosso che va in accosto, accosto leggermente corto. Mauro Bonino che va in bocciata, colpisce ancora, Grosso ancora in accosto, ancora un ottimo accosto, Mauro Bonino che va in bocciata, lo colpisce ancora per Daniele Grosso. Ottimo accosto, bocciata Mauro Bonino per decidere l'incontro. Bonino in bocciata, colpisce e si aggiudica l'incontro per 7-6 e porta il parziale dell'incontro BRB 4 Gaglianico 4. Il risultato di BRB 4 Gaglianico 4. È partita la staffetta, staffetta che schiera Roggero e Aliberti per il Gaglianico, Alex Bornic e Ferrero per la BRB. Colpisce Ferrero, ancora Ferrero che colpisce. Ferrero pallice, Ferrero del cambio Bornic, colpisce Roggero, ancora
Ruggero fallisce, Ruggero fallisce anche Bernic, Ferrero colpisce ancora Ferrero, un minuto di gioco e il risultato è di 11-9 a favore della BRB. Ancora Alex colpisce, colpisce Alex, ancora Alex dal cambio a Ferrero, colpisce Ferrero, colpisce Ferrero, Aliberti vola, Aliberti, ancora Aliberti colpisce, due minuti di gioco e il risultato è di 21-17 a favore della BRB. Colpisce Mauro Ruggero, ancora Mauro colpisce, colpisce Mauro Aliberti, 22-26. Colpisce Nelle Ferrero, 28-25 il risultato, due minuti al termine. Ancora Mauro Ruggero colpisce, ancora Mauro Aliberti, colpisce Aliberti, 30-33 il risultato a favore della BRB, 1 minuto e 40 al termine. Colpisce Aliberti, colpisce Alex, ancora Alex, e sono 38-34, 38-35, 39-36, 40 per Lele Ferrero, fallisce adesso Ferrero, 1 minuto e 10 al termine. Colpisce Aliberti, Aliberti colpisce, 43-40 sempre il vantaggio della BRB sul Gaglianico. Colpisce Alex, colpisce Ruggero, ancora Ruggero e colpisce, porta a 44-47 il parziale, sempre fuori della BRB, 30 secondi al termine. Colpisce Aliberti, colpisce Lele Ferrero, colpisce Lele e sono 47, 47. Colpisce Alex, ultima bocciata e sono 51-54 per la BRB, che porta quindi il parziale dell'incontro BRB 6, Gaglianico 4. Siamo con il dottor Kevin Bardus, amministratore unico della Euroconnection, ditta leader in Italia e tra le prime in Europa, specializzata nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici ed elettronici, quadri di comando per l'automazione industriale e non solo. Come avete passato questo lungo momento di pandemia? Ma diciamo che noi siamo stati abbastanza fortunati, perché non abbiamo subito alcun momento di flessione dal punto di vista del mercato. Anzi, quest'anno stiamo raggiungendo
dei valori impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo raggiungendo e superando tutti i record che sinceramente me l'avessero chiesto 3 anni fa non ci avrei creduto. L'anno scorso, durante il periodo di pandemia e di lockdown, non ci siamo mai fermati. Nonostante tutto, il 2020 abbiamo concluso con un meno 3% di fatturato rispetto all'anno precedente, insomma, rispetto alla media di mercato è stato un grosso risultato. Quest'anno chiuderemo presumibilmente intorno al 23% col segno più rispetto all'anno precedente, quindi è un risultato incredibile per la nostra realtà. Nonostante tutto, la vostra produzione è in costante aumento. Sì, abbiamo aumentato anche l'organico all'interno delle due aziende. Adesso siamo tra le due aziende circa 110 persone. E se continua così, credo che aumenterà ancora di più. Almeno me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. L'unico problema in questo periodo è la reperibilità delle materie prime, perché fatichiamo con ogni componente a ricevere i materiali in tempo e soprattutto con lo stesso prezzo, perché anche il livello dei prezzi è aumentato, quindi anche la nostra competitività viene meno. Però fino adesso non ci lamentiamo, speriamo che il 2022 sia meglio da questo punto di vista e che mantenga gli stessi risultati dal punto di vista di fatturato e di ordinato da parte dei nostri clienti. Quindi, oltre all'aumento esponenziale dei dipendenti in queste due aziende, siete anche partnership in altre aziende? Sì, abbiamo qualche partecipazione, ma diciamo che il nostro core business è rimasto sempre lo stesso, nel senso che noi facciamo cablaggi per automazione industriale e rimaniamo comunque in questo ambito. Il nostro obiettivo comunque è di crescere, quindi in futuro magari ci saranno altre opportunità, però adesso ci concentriamo su quello che dobbiamo fare, che ne abbiamo già abbastanza, diciamo. Sul risultato di BRB 6, Gaglianico 4 parte l'accoppiata dei tiri di precisione. Grosso sulla boccia da un punto la colpisce, avversario Graziano. Sul tappeto numero 2, Graziano per il Gaglianico, avversario Grattapaglia, colpisce boccia da un punto, 1-0. Graziano boccia da un punto, la colpisce 1-0. Gigi Grattapaglia sulla boccia da un punto, la colpisce 1-0. Sul tappeto numero 1, Daniele Grosso sul pallino da 2 punti, lo colpisce e si porta sul 3-1. Bonino, pallino da 2 punti, lo colpisce, 3-1 anche per lui. Graziano sulla boccia, pallino da 2 punti, lo fallisce e resta fermo sull'1-3. Gigi Grattapaglia sul pallino da 2 punti, lo fallisce anche lui, resta fermo sull'1-3. Daniele Grosso sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli, colpisce anche l'ostacolo rosso, nulla di fatto, resta fermo sul 3-1. Bonino, boccia da 5 punti, la colpisce ma tocca anche l'ostacolo rosso, sfortunato, e resta fermo sul 3-1. Boccia da 5 punti per Graziano, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo sull'1-3. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 5 punti, la colpisce e si porta sul 6-3. Grosso sul pallino da 3 punti tra i due ostacoli, lo colpisce e si porta sul 6-1. Bonino colpisce il pallino da 3 punti e si porta 6-0. Graziano, pallino da 3 punti, colpisce l'ostacolo rosso, resta fermo 1.
Gigi Grattapagnam sul pallino, 3 punti tra i 2 ostacoli. Colpisce anche l'ostacolo rosso, fermo sul 6 pari. Grosso sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla sua destra, la colpisce e si porta sul 10-1. Mauro Bonino, boccia da 4 punti, ostacolo alla sua destra, la colpisce e si porta sul 10-6. Graziano, boccia da 4 punti, ostacolo alla sua destra, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo sul 1-10. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo 6-10. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti con inversione di ostacolo, boccia rossa alla sua sinistra, fallisce l'ostacolo, resta fermo sul 10-1. Graziano sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla sua sinistra, colpisce e si porta sul 5-10. Sul tappeto numero 2, Gigi Grattapaglia, boccia da 4 punti, la fallisce, resta fermo sul 6-10. Grosso sulla boccia da 3 punti, pallino ostacolo, la colpisce e si porta sul 13-5. Bonino vola la boccia da 3 punti e resta fermo sul 10-6. Graziano, boccia da 3 punti, storta, resta fermo sul 5-10. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, la colpisce e si porta sul 9-10. Grosso sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, la colpisce e si porta 17-5. Bonino, boccia da 4 punti, fallisce, resta fermo sul 19. Graziano, boccia da 4 punti, colpisce l'ostacolo davanti e resta fermo sul 5-17. Gigi Grattapaglia, boccia tappata rossa da 4 punti, colpisce l'ostacolo rosso, resta fermo sul 9-10. Daniele Grosso sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo 17-5. Bonino sul tappeto numero 2, colpisce la boccia da 3 punti e si porta 13-9. Graziano, boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, la colpisce e si porta 8. Grattapaglia colpisce anche l'ostacolo rosso, nulla da fare, resta fermo sul 9-13. Grosso, boccia da 3 punti con inversione di ostacolo, la colpisce. Bonino, boccia da 4 punti, 3 punti, la colpisce, si porta 16-9. Graziano sulla boccia da 3 punti con inversione di ostacolo, la colpisce, si porta a 11-20. Gigi Grattapaglia colpisce, ma colpisce anche l'ostacolo rosso, nulla di fatto, 9-16, quindi risultato finale che è a favore di Mauro Bonino. Grosso, pallino da 5 punti, lo colpisce, termina la sua prova a 25. Mauro Bonino, pallino da 5 punti sul tappeto numero 2, lo vola, termina la sua prova 16. Graziano, pallino da 5 punti, lo fallisce, termina la sua prova 11. Gigi Grattapaglia colpisce il pallino da 5 punti e si porta a 14. Prova che si aggiudica Bonino, la somma aggiuntiva è a favore del BRB Ivrea, quindi risultato parziale BRB 9, Gaglianico 6.
un risultato di BRB 9, Gaglianico 6, parte l'accoppiata dei tiri progressivi. Roggero per il Gaglianico, Petric per la BRB. Petric colpisce, ancora Petric colpisce, fallisce adesso la prima bocciata Petric, colpisce Petric, Roggero, colpisce Roggero, ancora Roggero, colpisce Petric, fallisce adesso Petric la sua seconda bocciata. Un minuto di gioco e in vantaggio due punti il Gaglianico con Roggero. Petric colpisce, si porta a 12 14, fallisce ancora Petric, ancora Petric fallisce, giornata no. Quattordici, Mauro Roggero, 15 a 16 17 a 17, colpisce Mauro, ancora Mauro che colpisce, Petric che colpisce, 18 a 19. Ventuno a 20 a favore del Gaglianico. Sbaglia ancora Petric, resta fermo a 20 a 23. 21 a 23 a favore del Gaglianico con Roggero. Petric colpisce, ancora Petric, Roggero fallisce, 26 a 27 per il Gaglianico, 1 minuto e 50 al termine. Colpisce Roggero, ancora Roggero, Petric, colpisce Petric, 1 minuto e 22 al termine, 31 a 32 a favore del Gaglianico, 33 a 32. Ancora Roggero e colpisce, 35 a 34, 36 a 35, quasi una bocciata di vantaggio per Petric, ma un altro errore per Petric, 36 a 38 quando mancano 30 secondi al termine dell'incontro, 39 a 37, sbaglia ancora Petric, 40 a 37, 20 secondi al termine, 41 a 34, mancano l'ultima bocciata, finita. Colpisce
44-43 si aggiudica l'incontro il Gaglianico e porta il parziale dell'incontro 9-8. Risultato di 9-8 a favore della BRB su Gaglianico. Parte il secondo tiro progressivo. Bornic Alex per la BRB, Aliberti per il Gaglianico. Due errori già per Aliberti, colpisce. Terzo errore per Aliberti, colpisce Aliberti, Alex. Ancora Alex, colpisce. 9-6 il suo vantaggio dopo un minuto di gioco. Ancora Alex, colpisce. Pallice ancora Aliberti. Pallice adesso la prima bocciata. Alex. Ancora Aliberti. I colpi. Alex. Colpisce. 14-10 dopo un minuto e mezzo di gioco. Alex colpisce, si Aliberti, ancora Aliberti colpisce, fallisce adesso Aliberti, troppe le sue bocciate fallite, colpisce adesso, ci porta 14-20, 15-20. 15-21, 16-21, 16-22, 2 minuti e 30 di gioco, fallisce Aliberti, colpisce adesso Aliberti, sicuramente in una giornata non delle migliori. Si porta 19-26, 20-27, ancora Aliberti che sbaglia, colpisce adesso Aliberti, colpisce Alex, 29-21. Colpisce Aliberti, colpisce 22-32 a favore di Bornic, 33-24, 34-25 il vantaggio quando mancano 1:30 al termine dell'incontro. Alex colpisce ancora, ancora Alex e colpisce, Aliberti colpisce, Alex colpisce ancora, fallisce Aliberti. 30-40, il risultato a favore della BRB, 31-41, 32-42, 40 secondi al termine, prova ormai segnata. Alex colpisce, ancora Alex, ancora Alex che colpisce, si porta a
45, 46, 47, a 37, 8 secondi al termine, quindi ultima bocciata, fallisce Aliberti, 49 a 37 la vittoria di Alex Bornic e porta il parziale dell'incontro BRB 11 Gaglianico 8. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulenciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Sul risultato di BRB 11 Gaglianico 8 è partito l'ultima serie di gioco tradizionale che vede nell'individuale Graziano contro Grattapaglia. Graziano che va in bocciata. Colpisce Gigi Grattapaglia che va in accosto con la sua ultima boccia di mano. Fa suo il punto, quindi 1-0 a favore di Gigi Grattapaglia. Nell'altro individuale Simone Mana che va in accosto avversario Simone Nari. Fa suo il punto Simone Nari che va in bocciata, colpisce, punto in terra a suo favore, 1-0. Bonino che va in bocciata, colpisce in accosto Barbero in coppia con Grosso, avversario Bruzzone e Bonino.
Ottimo accosto di Barbero. Mauro Bonino in bocciata. Non colpisce ancora. Silvano Cibrario in accosto nella seconda coppia con suo compagno Doria, avversario Lele Ferrero e De Regibus. Va imbocciata Lele Ferrero, colpisce. Ancora Silvano Cibrario che va in accosto. Va imbocciata Lele Ferrero. Colpisce. Nell'individuale Graziano Grattapaglia, Graziano che va in accosto, risultato 8-2 a favore di Gigi Grattapaglia. Boccia che gli rimane corta. Graziano che va in bocciata. Colpisce Gigi Grattapaglia che va in bocciata sulla copiata. E si chiude l'incontro tra Graziano e Gigi Grattapaglia che si aggiudica l'incontro per 11-2, quindi porta il parziale dell'incontro BRB 13-8 per il Gaglianico. A mezz'ora del termine nel campo della coppia, Barbero che va in accosto in coppia con Grosso in vantaggio di 6-2 su Bonino e Bruzzone. Bonino che va in bocciata, colpisce. Barbero ancora in accosto. Ottimo accosto di Enrico. Ancora Mauro Bonino che va in bocciata. Bocciata che gli rimane corta. Nari contro Simone Mane. Nari che va in accosto. Ottimo anche questo accosto. Simone Mane in bocciata per il Gaglianico. Fallisce la bocciata. Nari in accosto. Due punti in terra per Simone Nari che si porta sul 4-6. Nella prima coppia Cibrario che va in accosto. Boccia che gli rimane corta. Fabrizio De Regibus in accosto, punto in terra e tre bocce in mano. Voce che gli scappa un po' lunga, da vedere i 50 centimetri del pallino. Lele Ferrero, due bocce a mano in accosto. Boccia che fa gioco. Ultima boccia in accosto per Lele Ferrero. Ottima giocata, 4 punti in terra, quindi si porta BRB in vantaggio per 7-5. Nella prima coppia Bruzzone che va in accosto, voce che gli rimane ancora corta. Quindi decidono di consegnare l'incontro alla BRB, che quindi Grosso e Barbero si aggiudicano l'incontro per 8-2, quindi il parziale sale BRB 15, Gaglianico 8. Si
Aggiudica l'incontro alla BRB anche nella seconda coppia con Ferrero De Regibus che battono Dori e Cibrario per 11-6, quindi portano il parziale dell'incontro BRB 17, Gaglianico 8. Tempo scaduto, ripetiamo sul risultato di BRB 17, Gaglianico 8. L'individuale Simone Mana contro Simone Nari. L'accosto di Mana va lungo. Simone Nari che va in accosto. Boccia che gli rimane corta. Simone Nari che va in bocciata. Colpisce Simone Nari, grandissimo, e si realizza due punti. Si chiude l'incontro individuale Simone Nari contro Simone Mana sul risultato di 7-5. Risultato finale dell'incontro BRB 18, Gaglianico 9. Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano. La batteria nel Canavese è Unibat, batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Siamo col direttore sportivo della BRB, Enrico Birolo. Un risultato ampio, più di quanto il campo forse ha dimostrato. Sì, è stato un incontro equilibrato, fino agli ultimi 10 minuti erano tutte partite in bilico, poi alla fine sono andate tutto a nostro favore. C'è stato un bel livello di gioco comunque oggi, un bel incontro. In classifica è cambiato nulla perché ha vinto anche la Perosina, quindi sarà decisiva per il primo posto l'ultimo incontro qui in casa. Sì, sì, loro hanno vinto oggi contro 90, che è sempre una trasferta insidiosa, e quindi ci giochiamo l'ultima giornata, abbiamo la possibilità di giocare in casa, quindi se riusciamo a sfruttare questo fattore. Vediamo adesso i risultati completi di giornata, classifica e prossimo turno. Campionato Bocce Serie A, 12ª giornata. BRB Ivrea Gaglianico 18-9, Marenese Ausilium 23-4, 90 La Perosina 10-16, Nus Maxim 24-2. Classifica: BRB Ivrea 22, La Perosina 20, Gaglianico 17, 90 11, Marenese 10, Ausilium e Nus 8, Maxim 0. Campionato Bocce Serie A, 13ª giornata. Maxim BRB Ivrea, La Perosina Nus, 90 Ausilium, Gaglianico Marenese.
Dal bocciodromo di Salassa è tutto, l'appuntamento è per sabato 30 aprile dal bocciodromo di Biella per l'incontro Gaglianico-Marenese. In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel.